Radio Radicale con Massimo Ranieri, protagonista della Macchinazione, il film di David Grieco su Pierpaolo Pasolini. Allora, lei ha accettato di svolgere, di fare questa interpretazione molto difficile che temeva molto. Com'è andata e soprattutto cosa ha pensato di Pasolini mentre interpretava questo ruolo? Che non c'era più. Questo pensate, che non c'è più, non c'è un grande poeta, non c'è un grande uomo, non c'è una persona di cui questo paese ne ha bisogno, ne avrebbe bisogno, di lui e forse qualcuno come lui. Non c'è più quella onestà intellettuale, non c'è più, come dicevo nella mia intervista, ormai è diventato un paese monocolore. All'epoca, lo sappiamo, la cosa meravigliosa è che si scendeva in piazza, neri e bianchi, e se le menavano, ma sapevi che c'era un nero, c'era un bianco e c'era un rosso, voglio dire. Per cui sapevi da che parte stare, sapevi che c'erano due colori, no? E queste lotte nascevano, e di cui Pasolini ne ha parlato per anni nei suoi libri, nelle sue interviste, ed è la cosa che più eccitava Pierpaolo, nel senso che sentiva che c'era una vivezza sociale e politica, cosa che non c'è più oggi. Oggi siamo un po', c'è tutto un po' appiattito. Abbiamo i cellulari, abbiamo i pad, e questo ai ragazzi basta, credo, a alcuni ragazzi insomma. E in quegli anni ha interpretato tanti film, tante opere teatrali. Volevo sapere se all'epoca l'avesse chiamato Pasolini per interpretare un film, avrebbe accettato magari Salò, Le 120 giornate di Sodo. Io avrei accettato anche solo di portare le Coca-Cola sul set, pur di lavorare con Pierpaolo, perché era un personaggio che io amavo, stimavo, adoravo, sentivo che era la vivezza ideologica di un paese, un ideale, avevano degli ideali enormi, per cui anche se mi chiamava solo per portare i caffè solo sul set, io ero pronto ad andarci. Certo, sicuramente non ero pronto per affrontare un film con lui, ero molto giovane all'epoca. Io avevo... Però aveva lavorato con fior di registi in quegli anni. Sì, sì, sì. Bolognini. Sì, sì, però lui... Con Anna Magnani che... Tra... Sì, però lui era regista, era poeta, era scrittore, era tante cose. Era un gigante, ecco come lo definirei io, lui era veramente un gigante. E questo paese ne sente la mancanza. Io mi ricordo ancora, le ho riviste stamattina, quelle immagini, come se fosse oggi, nel lontano 75, al funerale, quando appunto gridò con questo grido di disperazione, Moravia, non è morto solo un uomo, ma è morto un grande poeta, di poeti non ne nascono oggi, non ne nasceranno più. Questa cosa mi è rimasta impressa dopo 40 anni, l'ho rivista, mi ha fatto una certa impressione, perché fu così forte, così accorato quell'urlo di amico, di intellettuale, di italiano, che si sentì ucciso pure lui. Cosa pensa del DDL sulle unioni civili? Pensa che sia anche merito di Pasolini e dei radicali con i quali Pasolini... Ma tutto parte da lui. Come ho detto prima, era preveggente, quello che è successo oggi, sta succedendo oggi, è successo, l'ha detto 40 anni fa, l'ha detto 50 anni fa. Oh, stranamente tutto sta avvenendo, no? al noccio della situazione, e lui ha previsto tutto, lui ha detto io so tutto, ma non posso fare i nomi. Un'ultima domanda, lei ha partecipato negli anni 60 a un programma Canzonissima, sì. Pasolini scrisse un articolo molto duro, sì, su Canzonissima, sì, dicendo che era, sì, un programma stupido. Lei penso si presentò con Se bruciasse la città o Rose rosse, credo nel 69, Se bruciasse la città. Lei si pente di quella partecipazione? No. E si sente responsabile di quel clima di disimpegno o no? No, assolutamente, assolutamente. Io non lo trovo disimpegno, trovo che a questo serve anche l'altro, nel senso che, voglio dire, ci sono i momenti, non possiamo sempre e solo e comunque stare a pensare a una cosa sola. C'è anche, voglio dire, c'è il teatro impegnato, ma c'è il teatro, c'è la canzone. C'è quella di Fabrizio De André, ma c'è pure quella di Morandi, c'è pure quella di Ranieri. Come diceva Goethe, o Proust credo, Goethe, diceva: vi spiego perché servono le canzonette. Ed è bellissimo, se la legga, è una poesia sua. Bene, io la ringrazio Massimo Ranieri. Grazie.